Grazie per essere qui. Anna Maria, allora, ieri primo incontro, ecco, ieri l'ho chiamato così un po' il calcio d'inizio della partita tra il Ministero e i sindacati per quanto riguarda questi due importanti aggiornamenti, terza fascia e 24 mesi, sono tra di loro collegati. Ecco, partiamo proprio da questo. Quali possono essere le tempistiche per le domande per terza e prima fascia ATA? Beh, ieri proprio sulle tempistiche c'è stata una discussione con il Ministero, perché noi abbiamo chiesto che ci sia rispetto delle regole, che cioè venga dapprima bandita, come di consueto, il concorso per soli titoli, cioè la graduatoria dei 24 mesi, e subito dopo la graduatoria di terza fascia. Le tempistiche dovrebbero diciamo aprirsi, le prime scadenze dovrebbero aprirsi verso la fine di aprile, i primi di maggio. Dopo l'incontro di ieri, la Direzione Generale del Personale ha detto che si sarebbe riservato un ulteriore passaggio con il gabinetto, perché chiaramente questo è un periodo dove si addensano le scadenze. C'è anche quella relativa alle GPS dei docenti. Quindi, però, diciamo che verso la fine di aprile già si dovrebbero aprire i termini, noi pensiamo, per quanto riguarda la graduatoria dei 24 mesi. Ecco, su questo, Anna Maria, è importante fare anche un po', ecco, di chiarezza, perché mi sembra che ci sia anche un ordine del giorno da parte del governo su questo, che impegnava appunto il Ministero per questa apertura delle graduatorie 24 mesi a metà giugno. Ecco, su questo mi sembra un po' contrasti anche su quanto diciamo, previsto dal Ministero nei provvedimenti iniziali, nelle bozze, ecco, che riguardano i decreti della 24 mesi, se non sbaglio. Beh, chiaramente come tutti gli ordini del giorno impegna il governo, ma il governo che se si sente impegnato, l'ordine del giorno lo deve tradurre in un provvedimento di carattere normativo. In quell'ordine del giorno, che tra l'altro è concatenato alla proroga dei contratti PNRR, proroga di cui a questa data non si sa niente, ma la scadenza dei contratti dei collaboratori scolastici è ravvicinata, perché scade il 15 aprile. Quindi quell'ordine del giorno era concatenato a questa proroga di cui ancora non si sa niente, questo lo riteniamo molto grave, e in quell'ordine del giorno si proponeva, tra gli altri, di anticipare le procedure, cosa abbastanza irrituale, almeno in assenza di un provvedimento normativo. Ecco perché noi tutti abbiamo ribadito che debbono essere rispettate le regole, altrimenti lo stesso ministero si espone ai ricorsi da parte degli interessati. Ora, l'importante è avere chiarezza e cercare di far presto, perché sia l'uno che l'altro strumento debbono essere aggiornati, sia per le immissioni in ruolo, sia per il conferimento delle supplenze. Infatti, ecco, appunto, quindi è ipotizzabile far partire, cioè, anzi, da quello che ho potuto appunto appurare, anche leggere dai vari report sindacali, ecco, 24 mesi dovrebbe, cioè, in teoria dovrebbe andare prima della terza fascia, ecco, però Esatto. a questo punto, ecco, questo potrebbe portare addirittura ad un'apertura della piattaforma dell'aggiornamento, il nuovo inserimento della terza fascia, a maggio, addirittura sfociare a giugno. Ecco, speriamo di no, però perché i 24 mesi debbono essere fatti prima? Ovviamente perché le immissioni in ruolo si fanno prima, quindi noi abbiamo tutti, anche gli stessi lavoratori che da anni attendono la stabilizzazione, hanno tutto l'interesse a che le graduatorie siano pronte in tempo utile per le immissioni in ruolo e poi subito a seguire le supplenze. Ora, l'importante è che il Ministero, ripeto, faccia chiarezza, perché ieri, ad esempio, sulla terza fascia l'incontro è stato molto interlocutorio, faccia chiarezza su alcuni punti, predisponga quanto prima l'aggiornamento della piattaforma e metta le persone
nelle condizioni di poter presentare la domanda e di avere certezza rispetto, ad esempio, ai nuovi requisiti che sono richiesti per inserirsi nella terza fascia, perché poi la graduatoria dei 24 mesi, a parte questo aspetto della tempistica, non ci sono sostanziali novità, anzi direi che non ce ne sono per nulla. Si tratterà, come al solito, sempre di chiedere alcune precisazioni, di vedere quali parti del bando ha necessità di essere chiarito, però non ci sono novità per quanto riguarda i 24 mesi. Invece, per quanto riguarda la terza fascia, sappiamo che quali sono i requisiti, ecco, per chi è già inserito in terza fascia, ecco, cambiano o restano gli stessi? Allora, i requisiti per inserirsi nella terza fascia sono gli stessi che vengono richiesti sia a chi è già inserito sia a chi si inserisce per la prima volta. I nuovi requisiti dipendono dalle novità che ha introdotto il contratto. Queste novità riguardano essenzialmente, anzi direi quasi esclusivamente, poi diciamo qualcosa a proposito dei titoli di studio, quasi esclusivamente la certificazione informatica, perché, o meglio, il certificato internazionale di alfabetizzazione digitale, perché il contratto ha previsto per tutti i profili ATA, ad eccezione di quello di collaboratore scolastico, che insieme al titolo di studio è necessario possedere anche questa certificazione. Le colleghe e i colleghi avranno un anno di tempo, dopo l'emendamento che è stato fatto nel mille proroghe, avranno un anno di tempo per fornire questa certificazione. Quest'anno da quando scatta? Scatta da quando va in vigore il nuovo ordinamento del personale ATA, che va in vigore il 1° maggio 2024. Quindi le colleghe e i colleghi che o sono già inseriti o si inseriscono per la prima volta avranno tempo fino al 30 aprile del 2025 per poter presentare la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale. Quindi allo stato attuale tutti, no, poniamo il caso, si apre la graduatoria di terza fascia i primi di giugno, tutti i colleghi che hanno il titolo di studio richiesto per il profilo potranno fare domanda, anche se non hanno la certificazione informatica, la dovranno però presentare entro il 30 aprile del 2025. Qualche altra novità, ma lì bisogna vedere caso per caso, perché abbiamo solo fatto delle puntualizzazioni nel contratto collettivo nazionale di lavoro, potrebbe riguardare i titoli di studio, ma i titoli di studio non sono stati cambiati, sono stati solo aggiornati rispetto alla nuova, diciamo, alla riforma degli ordinamenti, a come ora vengono rilasciate le qualifiche professionali, da chi vengono rilasciate, ad esempio al fatto che il diploma di istituto alberghiero, faccio un esempio, non è più un diploma di istituto alberghiero, ma si chiama tecnico delle industrie alberghiere e della ristorazione. Quindi abbiamo fatto un'operazione, diciamo, di precisazione lessicale. Poi per il resto i requisiti sono quelli di sempre, però io vorrei tranquillizzare anche le colleghe e i colleghi che si potranno inserire subito con il titolo di studio che possiedono, potranno lavorare anche se non hanno da subito presentato la certificazione informatica, sapendo che però la devono presentare entro il 30 aprile, altrimenti poi verranno, diciamo, verranno cancellati dalla graduatoria. Quindi chi ce l'ha già ora ha sicuramente, diciamo, un vantaggio, nel senso che il suo inserimento avrà carattere definitivo, quindi tutti potranno lavorare, tutti quelli che si inseriscono, ma chi fornirà da subito, presenterà da subito la certificazione informatica, avrà un inserimento a carattere definitivo. Bene, grazie Anna Maria.
Andiamo ad alcune indicazioni dei nostri lettori.